bellezze incredibili, anche molto innovative. Una volta mi chiamò un chimico americano dicendo: "Ma io ho scoperto ad Oplontis che questi conoscevano i polimeri." Ho detto: "La prima cosa mi devi spiegare che sono i polimeri, che faccio il professore." E lui era convinto che avesse inventata la plastica, tipo un Domopack. Ce la fanno. No, Orazio ci parla delle sete orientali. Questi sono veli di seta leggerissimi, è inutile tirare in mezzo i polimeri. E poi Sono famosi. queste in alto cotogne a destra fichi. Interessante per gli archeologi, anche un'altra volta un archeologo della storia, perché ogni tanto mi chiama come se io potessi risolvere tutti i problemi. Dice: "Ma quando dati la villa di Oplontis in epoca repubblicana?" No, perché il vaso di vetro per noi appare solo in epoca russa. E di che l'hanno inventato prima? Perché è un tipo di vetro soffiato. Però significa, vedete che mondi innovativi sono questi, sono veramente quello che ci mostrano sono gli ultimi ritrovati anche tecnologicamente delle loro produzioni. Mi sono spiegato da cane, ma forse non avete capito No, questo. sì, certo. No? Vetro soffiato, ecco, le ultime. Come sì. Io sono molto orgoglioso La del mio novità. computer carbon, Zach Mangere, però carbon, capito? E questi erano orgogliosi del loro L'ultimo ritrovato. coppa, esatto, l'ultimo ritrovato. E poi bellissima accanto alla piscina questa fuga di Serre, dove erano contenuti senz'altro non le piante usuali che tenevano in giardino, ma piante esotiche bellissime. E quindi c'era questa fuga prospettica tra con queste vedute in giardini dipinti e giardini reali, con fiori meravigliosi. La Villa dei Misteri è inutile che la spiega Pompeani. Però anche qua è interessante, questi erano proprietari grossi appezzamenti di terra. E io interpreto la figura al centro non come Dioniso e Arianna, ma come Dioniso e Afrodite. Dioniso perché i proprietari della villa i soldi li hanno fatti con il vino. Afrodite perché la colonia è Veneria, Pompeiano, la massima divinità. E una delle fanciulle della famiglia di Istracidi, che sono i proprietari della villa, era sacerdotessa di Venere. Quindi probabilmente si tratta di Dioniso e Afrodite.